Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Half-Life Alyx. Oggi sarà un episodio ad alto contenuto di vodka in compagnia del nostro amico Jeff, un simpatico mostro che non vede nulla ma ha l'udito di un pipistrello ed è immortale e ti one shotta se ti prende. Preparatevi a conoscere Jeff, buona visione! Perfetto, riprendiamo esattamente da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Se vi ricordate, stiamo ancora cercando ovviamente di raggiungere l'arma aliena prima che sia troppo tardi, perché nostro padre ci ha avvisato che questa notte i Combine hanno intenzione di spostarla e purtroppo le tenebre stanno per calare. Ovviamente anche il nemico è a conoscenza del nostro piano e ha mandato contro di noi una dozzina di soldati pesantemente armati. Fino adesso siamo riusciti a fermarli, ma ovviamente sono stati degli scontri davvero molto ma molto difficili. Sono rimasto anche pesantemente ferito, quindi facciamoci subito direttamente in vena prima di iniziare l'episodio. Allora, dobbiamo trovare un modo per entrare all'interno di quella distilleria e ovviamente ci serve una batteria che secondo me servirà ad alimentare quel montacarichi laggiù. L'unica via d'accesso sembrerebbe essere quell'apertura al piano superiore. Quindi allora diamo un'occhiata, soprattutto se troviamo anche un pochettino di scorte. Aspetta, sempre nei gabinetti trovo le scorte io. Buongiorno, cassa di munizie e mi dai... Ok, un altro po' di proiettili, perfetto. E all'interno del gabinetto... niente, per fortuna niente. Allora, sicuramente in questa strana baracca dovremmo riuscire a trovare qualcosa. Ancora munizioni, ok, perfetto, mi stai dando un sacco di munizioni, il che vuol dire che probabilmente gli scontri non sono ancora finiti. Uila, allora, ci sono effettivamente dei controlli, presumo che serviranno per quella gru, ma ovviamente non c'è corrente per farla partire. Sento casini, che succede? Ciao docile creaturina, ti potresti levare cortesemente da lì? No, stati buona, si è arrabbiata un attimino, che fa? Ok, se n'è andata, possiamo sparare a lucchetto, così possiamo passare tranquillamente da quell'altra parte. Siete morti tutti stramale. Ma riesco anche ad aprirlo, sì. Cos'è? Cos'è sta roba? Buongiorno. No, state buoni, prendo questo e vi lascio stare. Allora, abbiamo anche una siringa lì sopra in caso di necessità. Ovviamente quando trovi una siringa all'aria aperta, la prima cosa che pensi è me la calo in vena direttamente. Buongiorno, buon salve. Ok, la creaturina se n'è andata. Scusi, gradisca un paio di proiettili. Che schifo. E non mi regali niente, io ti regalo i proiettili e lui invece nulla. Perfetto, nel frattempo ho hackerato anche questa stazioncina con all'interno, la batteria che ci serviva e un pochettino di proiettili. Wow, porco cane, che succede? Robottino di Russell, mi hai fatto prendere un colpo, porca di quelli per porca. Wow, qualcuno ha battuto il drone, che sta succedendo? Oh no, combine in avvicinamento rapido. Aspetta, abbattiamo intanto i robot e cerchiamo di non farci accerchiare. Allora, c'è un tizio là sotto. Ok, mi avevano mandato un altro furbacchione. Aspetta un secondo, mi sa che abbiamo un pesante. Porco cane, c'è un tizio là sotto, aspetta. Sì, c'è un tizio pesante, c'è chiaramente un tizio pesante. Aspetta che spari di nuovo. Aspetta che ha attivato lo scudo. Porco cane, ha attivato lo scudo, maledetto. Ok, aspetta che lo scudo si abbassi. Wow, anche troppo vicino per quel che mi riguarda. Aspetta, ridammi il mitragliatore normale. L'altro tizio là sotto, aspetta, muorici bastardo. Finito i colpi, ai, tu invece li hai sentiti molto bene. Dannazione, ancora una volta non mi hanno droppato neanche un po' di munizioni. Porco cane, sono davvero decisi a farci fuori a qualunque costo. Anzi, teniamo fuori la pistola, che a sto punto non mi fido di nulla. Anzi, andiamo direttamente di mitragliatore. E che pian pianino, purtroppo, sto finendo i colpi. Ok, batteria reinserita. Ok, teniamo gli occhi aperti. Guarda, lo sapevo. Ok, cerchiamo di abbatterlo da una distanza. Oh, non è l'unico. C'è un sacco di gente. Ok, quello sta per morirci male. E in teoria l'esplosione l'ha danneggiato. Oh, perfetto, l'ha danneggiato parecchio. C'è un ultimo tizio laggiù, aspetta. Morici, bastardo. Porco cane, colpi finiti. Morici. Ok. Porco cane. Oh, senza neanche mirare praticamente, signori. Senza neanche mirare. Ciaone. Sperando ovviamente di avere abbastanza resina. Abbiamo 33 unità di resina. Perché possiamo fare il caricatore esteso con 30 unità. Mi pare effettivamente un buon investimento, visto che i colpi vanno via molto in fretta ed è un'arma bella potente. Perfetto, l'arma è pronta, diamogli un'occhiata più da vicino. Bellina, mi ha aggiunto praticamente un caricatore aggiuntivo sulla parte inferiore. E va bene, questo ce la testiamo appena possibile. Allora, vediamo quindi di rifar partire tutta la corrente. Credo di doverla far partire direttamente da qua. Oh no. Ok, dobbiamo controllare il quadro elettrico anche da questa parte. Va che macello. Allora, la corrente arriva da qui. Gli facciamo fare un giro di qua. Ok, qualcosa è ripartito. Oh, che bello, questa volta non mi ha attaccato nessuno. Allora, vediamo di ritornare qui. Presumo che dovremmo gestire di nuovo la corrente da questa parte. Ok, aspetta, ci sono 8022 passaggi. Dobbiamo riattivarla direttamente da qui.
Ok, presumo che dovrò riaprire questo. Buongiorno, un fate caso a me, ragazzi. Boni, date Boni, non mozzicate, ok? Credo che basti girare questo. Ok, abbiamo riattivato effettivamente tutti i collegamenti. Allora, ora possiamo vedere quindi di alzare questo. Perfetto, spostiamolo magari un attimino più al centro, così è più facile saltare da una parte a quell'altra. Ok, ricordiamoci che non devo guardare di sotto, porca di quelli per... Porca! Maledetto VR, perfetto, e ok, siamo dentro. Teniamo gli occhi aperti perché ovviamente la distilleria sarà piena zeppa di pericoli. Buongiorno, salve, sono venuto qua per farmi un goccetto. No vabbè ragazzi, se solo ci fosse il signor Telonoski qua. Guarda quanta vodka! È pieno zeppo di vodka! Facciamo festa, amici, vai! Ok, non è il modo giusto di far festa. Oh no, c'è anche un bel po' di infestazione. Ma c'è un bel po' di vodka! Scusa, è alcol, non dico puro, ma quasi. Ci riempiamo tutta la zona, diamo fuoco e tanti saluti. Oh, cominciamo subito con della resina. Che poi resina e vodka è un'antica ricetta di Arstorska. Porco cane, sti codi sono dovunque. Guardali, state buoni, io vi devo sparare, porca di quelli per porca. Ok, anzi, iper vodka. Oh mio Dio, cos'è successo qua dentro? Questo signore è morto decisamente molto male. A quanto pare stavano cercando di rilasciare quel liquido per controllare l'infestazione. Oh oh, mi state dando proiettili. Ma direi che non è andata a buon fine. Oh! Aspetta, aspetta, c'è anche della resina là dentro bloccata in qualche modo. Come si disattiva sta porta? Dannazione, non c'è nessun interruttore. Bando alle ciance e... Oh, devo passare attraverso questo gas? Buongiorno, scusate. Oh oh, non mi abbassa la vita, ma decisamente mi fa tossire. Dobbiamo fare molta attenzione. Aspetta un secondo. Guarda che si era messo lui il tatticone. Vada addosso. Pensava di fregarmi, porca di quella iper vodka. Allora, cerchiamo di stare bassi. Ti ho visto, oh, maledetto. Aspetta, che non ti intravedo. Ti sparo ad cacchio, vediamo un po'. Ok, direi che l'ho preso. Ah, lo prendo come un sì. Gioco, e non posso abbassarmi più di tanto. Porta pazienza. Ok, abbiamo trovato i bicchierini per la vodka. Ma dai, prost. Aspetta che abbiamo un'altra cassa di rifornimenti anche qua. Perfetto, un altro caricatore per la pistola. Ok, facciamo attenzione e entriamo. Anzi, usciamo dalla struttura. Dai che non manca molto ragazzi, siamo quasi arrivati, dannazione. Ok, ritorniamo all'interno, ma teniamo gli occhi aperti. Che succede? Sento la voce di qualcuno. Da qui non possiamo passare. Dobbiamo trovare probabilmente una strada alternativa. C'è qualcuno. C'è qualcuno di bloccato a quanto pare. Aspetta un secondo. Guarda dove è la resina. Ah, ma appena la riesco a intravedere. Vieni da mammina. Che ci crediate o no, sono riuscito a bloccare la resina in un punto irrecuperabile là dietro. Ma vabbè, non importa. Boni, state buoni. Maledetti che mi incocchio, porca di quelli per porca. Ok, piano. Eccolo là, buongiorno, salve. La vedo un attimino in una situazione brutta, più brutta. Vuole che le dia una mano? Ok, però fanno 100 euro, a posto. Salve, è la prima persona che incontro di fuori di Russell. Come va? Tutto bene? Come Jeff? Chi è Jeff? Ah, non riesce a vedere, perfetto. Però sente davvero molto bene, mi dice lui. Ok, ci vuole aiutare ad uscire? Perfetto, molto gentile. No, no, mi aspetti? Devo stare zitto, cioè, facile a dirsi, devo far commentare il buon uomo. E lui è andato via. Io gli salvo la vita e lui fugge. Porco cane, queste creature sono letteralmente dovunque. Ma soprattutto, chi diavolo è Jeff? Perché siamo dovuti passare per una distilleria in cui ovviamente ci sarà un cavolo di mostro o un boss? Porca di quelli per porca. Alex, tieni fuori la pistola. Chi cavolo è Jeff? Oddio, piano, piano. Oh oh, quello è Jeff? Oh no, sto rilasciando. Oh, che succede? Ah, quindi a seconda di dove tu lanci un oggetto, lui va in quella direzione, dato che non riesce effettivamente a vedere nulla. Ma se ti becca, ti strappa praticamente gli arti all'istante. Ok, signore, ma non vada via, ma mi dia una mano. Ovviamente sarà inutile sparargli, non ci provo nemmeno. Mi sono appena caccato. No, 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 no. Perché stai andando nella direzione in cui sto andando anch'io, ciccio? Ma vabbè, dettagli, allora le armi saranno praticamente inutili. Alex, apri la porta, stellina mia. Brava. Ok, mi sono caccato che voi non ci avete idea. No, ma Alex, perché continui a puntare la vodka? Vuoi dirmi qualcosa, ragazza mia? Io mi auguro, ovviamente, che il buon Jeff non senta i nostri passi. Oh no, è ancora pieno zeppo di gas qua dentro, tuttavia. Ehi, mi hai fatto prendere un colpo. Sì, lo so che fanno schifo. Devo coprirmi la bocca? Aspetta, me lo posso fare? Ah, mi chiamo Alex. E tu come ti chiami? Ciao Larry.
Ok, piacere conoscerti. Ah, proverò a non farmi uccidere, va bene? Dice che posso tapparmi la bocca. È vero, posso tapparmi la bocca. Oh, ok, ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo tenerla proprio a livello bocca. Porco cane, devo stare davvero molto attento. Questi codi potrebbero effettivamente farmi ammazzare. Aspetta un secondo che abbiamo un'altra cassa anche qua con altra resina. Alex, speravi di trovare ancora vodka tu, mi sa. Ovviamente ho la vaga impressione che Jeff ci perseguiterà praticamente per tutta la durata del livello. Ok, cerca di scendere. Arrivo. Ci sono quasi morto, ma il bello è che io ho l'elmetto, ho appena controllato 10 secondi fa. Ok, mi ha fatto un attimino male, porca di quelli per porca, e soprattutto ci ho sprecato i colpi. Porco cane, non l'avevo proprio visto. Allora, aspetta un secondo, molla la pistola. Copriti la bocca, Alex. Copriti la bocca. Casino, che schifo. Ok. C'erano anche dei teschi umani lì dentro. No, vabbè, sto posto è strainquietante. Allora, qui dobbiamo tirare su. Oddio, mi sono spaventatissimo. Oh no, appena tirerò su quella saratinesca c'è Jeff. Se ho fatto bene i calcoli di dove sono andato, là dietro c'è Jeff. Oddio, potrei anche tipo... Sì, è chiaramente là dietro, dicevo. Potrei anche chiaramente nascondermi qua dietro, ma a quel signore non è andata molto bene. Quindi non so perché a me... Oddio, siete dovunque. Dovrebbe andare meglio. Ah, aspetta, devo sparare un colpo. Anzi, spariamo il colpo prima che arrivi Jeff. Porco cane, ha sentito il colpo, perché dopo si arrabbierà sicuramente tantissimo. Ah, porco cane, mi sono preso un colpo assurdo. Ma chi è che rubava la vodka in una fabbrica di vodka? Ok, ho la vaga impressione che il gioco farà cadere bottiglie per tutto il cavolo di livello, dannazione. Ok, Lon, fatti coraggio, lo dovrei portare avanti per un po', signor Jeff. Piano, oh, eccolo lì. Mi ha sentito, corri sotto. Sì, ma non mi fate le musichette. Oddio, che fa? Si pappa l'head crab? Oddio. Ah! Oh no, ragazzi, io chiudo qua l'episodio, tanti saluti. Ma voi siete scemi nel cervello, ma voi siete strascemi nel cervello. Allora, facciamoci subito in vena e direi che cosa buona e giusta tenere da parte delle bottiglie di vodka al posto delle siringhe. Allora, cerchiamo di essere tattici, lanciamo una bottiglia direttamente lì. Perfetto, teniamo un'altra bottiglia in mano. Ok, lui è passato, non mi ha sentito. Ok, Alex, corri e fotte sega. Che succede? Oh porco cane. Ok, attiriamolo di là. Vai a sentire la bottiglia. Perfetto. Ok, bravo Ciccio. Vai più in là Ciccio. Ok. Credo di dover passare dalla sopra. Alex vai sopra. Alex vai dentro. Ok. Dove sono? Mi sono perso un attimino. Ok. Mi sto cacando che voi ma popo non ci avete idea. Oh no. Leva che fa rumore. Lui sta per entrare da di là, vero? Porco cane! Allora, con quella leva ovviamente apriamo quella saracinesca. Ciao, Jeff! Aspetta, riusciamo a bloccarlo là dentro? Oh, e metti anche quel gas tossico, aspetta un secondo. Ciao, Jeff! Oh, ho lanciato male! Oh, aspetta, bravo, Jeff! Bravo, Jeffino! Ok, chiudi la porta, Alex! Ok, bloccala! Ok! È stata più semplice del previsto. Oh, mi sa che la porta non reggerà all'infinito. Jeff, stai dentro e dammi un secondo. Allora, vediamo di far scorta di bottiglie di vodka. Ragazzi, io mi sto cagando che voi... Stai buonino, Jeff. Va tutto bene. Ti lascio un po' di bottiglie di vodka. Ok, si dovrebbe essere bloccata. Jeff, resta dentro. Aspetta, tappati la bocca che non ti senta. Ok, a posto. Oh, mi qua dentro. Ok, appoggiami la bottiglia di vodka. No, ragazzi. Oh, è saltata la corrente. Non siamo dentro un ascensore. E questo l'ascensore. Oh no. Molto male. Ok, ho trovato l'interruttore. Boni, non mozzicate, piccoli bastardi. Ok, ora devo tornare dall'altra parte. C'è Jeff che sta andando fuori di testa. Jeff, calmino, va tutto bene. Oh no, mi prendi in giro. Dobbiamo liberare Jeff, perché il prossimo contatto è lì dentro. No, molto male. Aspetta che ho trovato della resina. No, sono dei proiettili. Beh, gioco, non è che mi servono tanto proiettili adesso, porco cane. Ok, Jeff, stammi lontano dalla porta e non farmi prendere colpi. Va bene. Ok, Jeff, va tutto bene, piccolino. Si sta muovendo decisamente troppo per quel che mi riguarda. Ok, perfetto. Alex va dentro, non posso chiudere la porta perché si riapre purtroppo. La...
Porco cane, lascia stare la resina, prendi un'altra botti. Se cade a terra ero morto. Dov'è il quadro elettrico? Ok. Dov'è il prossimo? Dov'è il prossimo? Veloce, 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 mi sto cacando troppo. Ok. Oh, ho fatto qualcosa, ho fatto qualcosa. Oh, ho attivato un allarme, ho attivato un allarme. Buono, buono Jeff, buono Jeff. Oh, oh, ok, non tossire Alex, non tossire Alex. Aspetta, faccio un murmure dall'altra parte. Così lo attiriamo, perfetto. Vai di là, vai di là, bravo Jeff. In teoria dovremmo aver ridato corrente, Jeff. Vai di là, bravissimo. Ok, non respirare, non respirare, non tossire, non tossire, non tossire, ok. Vai sotto. Oh, oh, ha sentito cose, ha sentito cose. Non vado, non vado. Aspetta, attiva il coso, attiva l'ascensore. Ok, aiuto. Jeff, potresti smettere di far casino 5 secondi? Oh, 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 aspetta, devo andare lì. Ok, aspetta, aspetta, vai. Ok, fai ripartire tutto. Dove, 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 ok. Perfetto, dimmi che si chiama. Oh, ho fatto peggio, ho fatto peggio. Ho decisamente fatto peggio. Oh, no, 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 no. Ma mi prende in giro. Jeff è qui dentro? Jeff, ciao! No, che fa? Che fa? Non sbozzicare! Jeff, non sbozzicare! Oh no! Oh no, 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 molto male! Ok, devo andare io a premere quel maledetto pulsante, però devo stare attento perché sta rilasciando tossine dovunque. Allora, tappati la bocca, Alex, perfetto. Piano. Oh no, è saltata la corrente adesso! Dai, gioco! Non vedo niente, porca di quelli per porca! Ok, ok, prendi il pulsante, prendi il pulsante, torna indietro! Ok, 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 dimmi che l'ascensore si sta muovendo! Oh, ciao Jeffino! Quanto sei brutto, maronne! Faccio, lo distraggo con qualcosa? Ti la tiro intorno! Wow, che sta? Che è stato? Che succede? C'è un headcrab! No, c'è un headcrab da qualche parte! Oh no! Oh no, 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 no! Ok, ok, oh, ok! Jeff, certo che sei una creatura molto... Oh, affamata! Oh! Quanta violenza! Oh mio Dio! Che ha fatto? Oh, si è aperta la porta! Sta indietro, sta indietro! Oh, un combine! Porco cane, mi sono cacato che voi non c'ho... No, 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 però... Mano, 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 mano davanti! Mano davanti! Volete ridere che Jeff si è buggato davanti a me? Probabilmente non posso passare la visuale, ma il cadavere del combine gli impedisce di passare. No, 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 Alex! Ok, ho recuperato una bottiglia. Jeff, vai da un'altra parte a rompere le scatole! Si è buggato per davvero! Ok, ho ricaricato la partita e adesso Jeff è riuscito a uscire. Aspetta che mi tappo comunque la bocca. Ok, bravo Jeff. Signore, lei non mi blocchi Jeff la prossima volta? Oh mio Dio, una parte di Jeff è una testa di un uomo, guarda che roba. Peraltro c'è la zampa di qualcosa di grosso che è morto probabilmente qua dentro. Jeffino, mamma mia, ma che ti è successo qua dentro? Ragazzi, non bevete alcol perché sennò vi riducete come il povero Jeff. Ok, bravo Jeff, vai dall'altra parte. Ok, dimmi che c'è qualcosa di buono qua dentro. Non si apre la porta. Perfetto, non si apre la maledettissima porta. Ok, possiamo passare da quest'altra parte. Fammi recuperare qualche bottiglia in caso di necessità. Ok, noi dobbiamo arrivare in qualche modo laggiù. Quello dovrebbe essere l'accesso che ci permetterà quindi di arrivare all'arma dei combine. Il problema è che prima che arriviamo là sotto... Oh, dipendesse da me io mi butterei e tanti saluti. Ma visto che siamo in un gioco... No. Oh porco cane, oh porco cane, sta passando, sta passando. Ok, ok, ok. Ah, 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 sto correndo nella vita vera. Aspetta, aspetta, lanciamo una bottiglia lì. Veloce, apri la porta, apri la maledettissima porta. Dove devo andare, dove devo andare? Teletrasportami, teletrasportami. Ok, ok, buttami qua dentro, buttami qua dentro. Mi sono cacato in mano. No, 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 non far rumore, non far... Ma là sei scemo nella vita vera. Aspetta, dimmi che ho ancora bottiglie, no, ok, ho ancora le mie in caso di niente. Sita, ciao Jeff. Perfetto, lui è andato dritto. Oh, ci ho perso troppi anni di vita. Dove cavolo sono finito? Allora, cerchiamo di farci spazio. Alex, no, aspetta, tasto sbagliato, teletrasportati qua. Ok, qui Jeff non dovrebbe poter arrivare, vero? No, ragazzi, vi giuro, sto perdendo troppi, ma decisamente troppi anni di vita. Allora, salimi qua sopra. Ah, c'è una cassa gialla là in fondo. Aspetta un secondo. Vai Alex, vai Alex. Aspetta che mi sono girato malissimo nella vita vera. Sto sbattendo dappertutto, ho i cavi intorcolati male, mi sto cacando sotto. No ragazzi, terrificante. L'episodio più terrificante fino adesso. Ok, piano. Perfetto. Allora, lui è andato da quella parte, quindi noi dobbiamo andare ovviamente da quest'altra. Sì, ma oddio che schifume. Troppo vicino. Decisamente troppo. No, state buoni. Allora, Russell mi ha effettivamente confermato che dobbiamo trovare un modo per aprire quel tunnel e il passaggio sottostante ci porterà direttamente sotto l'arma dei Combine. Il problema è che ho notato adesso quel signore impalato male, il che non promette decisamente bene, perché quello effettivamente è un arto delle formiche leone, sono delle creaturine abbastanza cazzose e bastarde.
Ma la cosa peggiore, ragazzi, è che ci servono 3 batterie per alimentare la macchina. Oh, ma dai, non possiamo usare vodka. È chiaramente vodka carburante che alimenta tutto il mondo. Prost! Ma bando alle ciance. Allora, vediamo di tornare di sotto sperando che Jeff non compaia all'improvviso. Oddio, sono tutti morti. Anzi no, dobbiamo passare attraverso questa porta. Oh, mi riconduce di sotto, probabilmente alla zona in cui ci saranno le batterie. Allora, vediamo di far saltare il lucchetto. Oh, c'è anche Jeff, ma guarda un po' che fortuna, c'è anche il mio amico Jeff. Ciao Jeff, mi eri mancato tantissimo. Porca boia. Allora, probabilmente le batterie si troveranno là sotto. Jeff, te ne puoi andare? Ci siamo capiti? Ragazzuoli, purtroppo devo interrompere qui l'episodio. Io sono andato avanti, ma non potevo fare una puntata da 40 minuti. Tranquilli, nel prossimo ci vendichiamo di quel maledetto di Jeff e facciamo la conoscenza delle formiche leone. Quindi lasciate un bel mi piace nella serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!